son inmunes durante la loro ordine. Good morning, Berlin. Eccoci ai confini dell'immaginario. Dobbiamo fermarci. Vogliamo solo suggerire il maggior numero possibile di ipotesi, non irragionevoli, nella quantità molte senza dubbio saranno da respingere, ma se alcune hanno aperto alla ricerca porte fino ad ora dissimulate, non avremmo lavorato invano, non ci saremo inutilmente esposti al rischio del ridicolo. Il segreto della vita può essere scoperto. Se mi si offrisse l'occasione, non la lascerei sfuggire per paura degli scherni. Ogni riflessione sui mutanti sfocia in una fantasticheria sull'evoluzione, sui destini della vita e dell'uomo. In quale tempo, su scala cosmica, bisogna collocare la storia terrena? Se così posso dire, il futuro non è cominciato. Da tutta l'eternità, nell'apparizione dei mutanti, tutto si svolge forse come se l'umanità fosse talvolta raggiunta da una risacca del futuro, come fosse visitata dai testimoni della conoscenza futura. I mutanti non sono forse la memoria del futuro di cui è probabilmente dotato il grande cervello dell'umanità? L'idea di mutamento favorevole è evidentemente legata all'idea di progresso. Questa ipotesi di un mutamento può essere ricondotta sul piano scientifico più positivo. È assolutamente certo che le regioni più recentemente conquistate dell'evoluzione e le meno specializzate, cioè le zone silenziose della materia cerebrale, maturino per ultime. Alcuni neurologi con ragione pensano che in esse ci siano altre possibilità che il futuro della specie ci rivelerà. L'individuo che usufruisce di altre possibilità, una individualizzazione superiore, tuttavia il futuro delle società ci sembra ben orientato verso un crescente collettivizzazione. È contraddittorio? Non lo crediamo. Dal nostro punto di vista, l'esistenza non è contraddizione, ma complementarietà e superamento. In una lettera al suo amico Labori, il biologo Morin scrive: «L'uomo, divenuto perfettamente logico, abbandonando ogni passione e ogni illusione, sarà diventato una cellula nel continuum vitale costituito da una società arrivata al più alto limite della sua evoluzione». Evidentemente non siamo ancora a questo punto, ma penso che non possa esservi evoluzione senza di questo. Allora, e allora soltanto, emergerà quella coscienza universale dell'essere collettivo a cui andiamo incontro. Di fronte a questa visione probabilissima, ben sappiamo che i partigiani del vecchio umanesimo, di cui è intrisa la nostra civiltà, si dispera. Essi immaginano un uomo ormai senza scopo che entra nella fase del suo declino. Divenuto perfettamente logico, abbandonando ogni passione e ogni illusione, come potrebbe essere in declino l'uomo mutato in focolaio di intelligenza irraggiante? Certo, l'io psicologico, ciò che noi chiamiamo personalità, starebbe per sparire, ma non pensiamo
che la personalità sia l'ultima ricchezza dell'uomo. In questo crediamo di essere religiosi. È il segno del nostro tempo far sfociare tutte le osservazioni in una visione della trascendenza. No, la personalità non è l'ultima ricchezza dell'uomo, non è che uno degli strumenti che gli sono stati dati per passare allo stato di risveglio. Ad opera compiuta lo strumento sparisce. Se avessimo un specchi capace di riflettere questa personalità a cui attribuiamo tanto valore, non ne sopporteremo la vista. Tanti sarebbero i mostri e le larve che vi formicolerebbero. Solo l'uomo realmente svegliato potrebbe specchiarvisi senza rischiare di morire di spavento, perché allora lo specchio non rifletterebbe più nulla, sarebbe limpido. Ecco il vero volto che non è riflesso nello specchio della verità. In questo senso non abbiamo ancora volto e gli dèi non ci parleranno da vicino se non quando avremo anche noi un volto. Noi facciamo parte di strane truppe, delle orde fantomatiche guidate da trombe ultrasoniche, delle coorti trasparenti e disordinate che cominciano a riversarsi nella nostra civiltà. Noi siamo dalla parte degli invasori, dalla parte della vita che viene, dalla parte del mutamento di tempo e del mutamento di pensiero. Errore? Follia? Una vita di un uomo si giustifica solo con uno sforzo, anche sfortunato, tendente a capire meglio. E capire meglio è aderire meglio. Più capisco, più amo, perché tutto ciò che è capito è bene. Nel cerchio della notte, nel magico ritorno di lune nuove antiche che guidano il tuo giorno, la luce luminosa dentro i tuoi occhi libererà il tuo mondo da tutte queste cose. Oh, prega ancora, oh, sogna ancora, silenzio.